semplici, ma Popper ha indicato bene tutta una serie di modi con cui si resiste a qualunque potere che si pretenda essere irresistibile. C'è anche scritto benissimo in quella intervista sulla televisione, che tra l'altro è messa lì tra i libri in esposizione. L'idea di resistenza a me sembra molto importante, lo dico non solo perché ho avuto recentemente l'onore di recarmi in varie sedi per le celebrazioni del 25 aprile, però è sempre il problema, è proprio quello lì il problema. Il problema è che quando tu sei costretto a rinunciare ad alcuni metodi e devi servirne degli altri, insomma. Quando ci fu la notizia che circolò per il mondo ampiamente che gli ebrei venivano perseguitati duramente in Germania, Gandhi scrisse ad alcuni intellettuali ebrei dicendo: fate come abbiamo fatto noi indiani, usate la non violenza. Allora, la non violenza forse funzionava e non ha funzionato sempre con gli inglesi, ma almeno forse in caso dell'India funzionava. Ve la vedete la non violenza che funziona contro gli sgherri di Hitler? Io no. Io ritengo che l'unica risposta sia stata quella del, cito questo perché mi ha colpito molto, un non meglio identificato comandante Falco, che fu un membro della resistenza nella Ravennate, quindi non lontano da qua, nel 1944, il quale capo di un locale sezione del GAP, cioè dei gruppi di azione patriottica, il quale diceva: sì, benissimo, noi vogliamo, attenzione, vogliamo resistere. E resistere vuol dire una scelta individuale, attenzione, lo dice uno che lavorava in un'organizzazione rossa, tra l'altro, anche questo significa, è la nostra scelta individuale, perché il volontario è sempre uno che sceglie mettendo in gioco la propria vita, la proprietà, le cose che ama, le relazioni che si è costruito, appunto perché non riesce più a tollerare il soffocamento della propria libertà. Questo è lo spirito di resistenza. Questo è lo spirito di resistenza che c'è stato nella resistenza italiana, che ci sono stati in altri grandi movimenti libertari, che c'era nei combattenti per la difesa della Repubblica Spagnola al tempo dell'aggressione di Franco e delle altre canaglie che gli stavano dietro, e che è stato al centro di alcune delle più coraggiose lotte, per esempio, di liberazione nei popoli colonizzati. Certo, questo principio individualistico può essere giocato in mille modi, non è perfetto, è fallibile, come direbbe il nostro amico Dario Antiseri, e quindi, siccome è fallibile, può darsi che imbocchi una serie di derive anche estremamente drammatiche o pericolose. Ce ne sono stati casi di questo genere persino nei libri democratici Stati Uniti. Non ho bisogno di fare un esempio, però ci sono stati casi in cui si è riusciti qualche volta ad evitare che questi principi di scelta diventassero a loro volta autoritari e liberticidi. Un esempio che io amo fare è l'esempio dei combattenti dell'African National Congress, che hanno costruito il Sudafrica di oggi, con tutti i difetti che questa struttura ha. Però si è evitato da parte dei più coraggiosi rappresentanti del movimento dell'African National Congress, in particolare Oliver Tambo, Steven Biko, lo stesso Nelson Mandela e molti altri, di cadere nell'errore che ci fosse una superiorità intrinseca dei neri, i quali avevano il diritto di fare ai bianchi tutto quello che, lo che volevano, come se il collettivo bianco e nero fosse più importante delle libertà individuali, delle responsabilità delle singole persone. Questo errore è stato evitato con grande coraggio, Biko l'ha pagato con la vita questa scelta da libertaria, Mandela ha fatto di tutto perché
non si cadesse in forme di razzismo all'incontrario, come è successo in alcuni paesi confinanti dell'Africa, tra l'altro, è quello che oggi fa sì che il Sudafrica sia ancora una speranza, il Sudafrica, per questo continente così travagliato e così devastato anche da interessi stranieri europei, americani, russi, cinesi, eccetera, eccetera. Questo mi sembra uno dei punti. Quindi non far mai identificare mai un'essenza come l'unica rispetto a tutte le quali le altre vanno piegate. Uno dei torti, secondo me, gravi, non del grande femminismo dell'Ottocento, quello di Harriet Taylor e di John Stuart Mill, ma di alcune forme di neofemminismo attuali, è che le teoriche della differenza femminile dicono: ah, ma tanto essere donna è completamente diverso da essere maschi, andiamo avanti per la nostra strada, così cosa fanno? Un apartheid di segno opposto. Che bel servizio poi ai maschi sciovinisti, sono loro che si dicono diverse, esattamente come i teorici della negritude portavano argomenti a favore ai razzisti, nonostante che appunto gente seria come Frantz Fanon nella cultura di lingua francese o appunto Biko in quella di lingua inglese, facessero capire come andare a raccontare che i neri sono tanto diversi portava solo acqua al mulino dei bianchi, ecco, i mulini dei bianchi più retrivi. Ricordatevi una battuta, secondo me stupenda, raccontata da Alex Healy nell'appendice all'autobiografia di Malcolm X, in cui Malcolm negli ultimi mesi della sua vita viene fermato da una macchina con dei guidatori bianchi e naturalmente Malcolm è i suoi mettono mano al revolver perché non si sa mai cosa può succedere, la portiera si apre e uno dei bianchi guarda Malcolm e dice: Malcolm, continua così, perché la tua lotta per i neri è anche una lotta per liberare i bianchi dai loro pregiudizi. Questa è l'idea di resistenza a cui io ho fatto